Patrizia Torchi. Salve, io sono interessata alla legge dello sul dopo di noi, sono un genitore e come tale ho seguito tutto l'iter parlamentare. Nella legge ho seguito la spiegazione esauriente di Donata Legnici 2 settimane fa, che ci ha spiegato anche diversi aspetti anche un po' particolari, il trust. Io volevo fare un appunto, visto che questa legge sarà discussa in Parlamento, in Senato, quindi non è ancora stata approvata. Sì, sapete, hanno messo i soldi. Ci saranno, esatto. Io chiedo se è possibile, cioè se è possibile, se lei riuscirà a intervenire in questo senso, meno assistenti in questo senso. È una legge eccezionale, per la prima volta sono stati stanziati dei fondi per le persone non autosufficienti e che ne avranno sicuramente bisogno dopo la morte dei genitori, però ci sono disabili che potrebbero essere quasi autosufficienti nel mentre di noi, non viene considerato. Ci sono ragazzi che potrebbero, in gruppi appartamento o in situazioni comunque da valutare, costruirsi un futuro mentre di noi, senza dover aspettare la morte dei genitori. Questo nella legge non è stato considerato. Si pensa all'aspetto assistenziale, che è giustissimo, perché ci sono persone che non ne possono fare a meno, ma il mentre di noi è altrettanto importante, anche ai fini economici, perché sappiamo quanto costa una residenzialità e cose di questo genere. Quindi, no, più di riguardo. Grazie. Grazie.